cervello, il tempo di controllo. È risaputo che il lavaggio del cervello attutisca il rischio di abitudini antigeniche. Quali essere speciali, la creatività, la fantasia, chissà che male fa scagliare i sogni un po' più in là. La democrazia sbanda sulla piazza, sterza con violenza e schiaccia il freno giù. Si schianta dritta contro chi dà retta a una realtà ristretta, più adatta alla TV. Anche se la nascita dello scontro, il responso promette guai, all'oracolo il grande ventriloquo può annunciare tutto ok. Ciò che non dice per chi ci crede non esiste, non succede. L'elettorato è sintonizzato all'anestesia della verità. Ciò che non dice per chi ci crede non esiste, non succede. L'elettorato è sintonizzato all'anestesia della verità. Che un obbligo sia analogo all'esprimersi, meglio astenersi che cedere allo sbaglio di offrire il nostro volto al loro imbroglio. A noi che ce ne importa, ci penseremo dopo le vacanze. Con l'energia di scorta si parte per le ferie, si blindano le porte su mucchi di macerie. Speriamo solo che al ritorno ci sia ancora la TV. Caldo in fronte, la crisi sulla schiena, esodi di gente che non ce la fa più. Statue di ghiaccio a 40 gradi al sole, zero parole tra le persone, gole seccate dalla nicotina, traffico, caffè, flessibilità. Statue di ghiaccio a 40 gradi al sole, zero parole tra le persone, gole seccate dalla nicotina, traffico, caffè, flessibilità. Statue di ghiaccio a 40 gradi al sole, zero parole tra le persone, gole seccate dalla nicotina, traffico, caffè, flessibilità. Traffico, caffè, flessibilità. Traffico, caffè, flessibilità. Flessibilità, tutto quanto è traffico, caffè, flessibilità. Traffico, caffè, flessibilità e anestesia della verità.